quest'altra disciplina molto importante che dovete conoscere riguarda la nascita delle condizioni emotive nell'individuo affinché una malattia possa prendere consistenza e manifestarsi e alimentarsi successivamente fino a momenti terminali della vita dell'individuo. Ci dobbiamo difendere da ciò, dobbiamo togliere questa alimentazione energetica alla malattia. Noi non curiamo il tumore come il medico svolge il suo ruolo. Noi ci occupiamo dell'aspetto del benessere olistico, ossia andiamo ad analizzare quali sono state le cause nella vita di questo individuo che hanno portato emotivamente alla nascita e alla crescita e all'apparire della malattia stessa. E quindi andiamo a togliere l'energia di alimentazione di questo male affinché praticamente la persona possa ritornare nella unicità di se stessa e quindi nella felicità. Tu puoi intervenire, aiutare la medicina con una motivazione adeguata a combattere la malattia.